Mentre Odisseo cercava di tornare a casa, suo figlio Telemaco partì per la regione greca del Peloponneso alla ricerca di suo padre. Aveva al suo fianco la dea Atena, travestita da mentore. La sua prima tappa fu Pilo, il regno del vecchio e saggio Nestore, un famoso eroe della guerra di Troia. Il vecchio re e i suoi due figli stavano facendo dei sacrifici al dio Poseidone. Invitarono il giovane e il suo accompagnatore a unirsi a loro nella cerimonia. Telemaco si presentò come figlio di Odisseo e Nestore, fu felice di incontrare il giovane di cui suo padre aveva tanto parlato. Purtroppo però Nestore non aveva notizie di Odisseo. Sapeva solo che il re di Itaca era uno dei quattro grandi eroi che non erano riusciti a tornare a casa sani e salvi subito dopo la fine della guerra. Il re Agamennone era stato assassinato da sua moglie e dal suo amante. Il grande Aiace era morto in mare a causa della rabbia degli dei e Menelao aveva vagato per 8 anni prima di tornare a casa, ma non aveva idea di dove si trovasse Odisseo. Il saggio Nestore riconobbe che Telemaco era una persona di valore perché aveva la dea Atena al suo fianco. Raccomandò quindi al principe di Itaca di incontrarsi con Menelao perché di certo avrebbe avuto qualche notizia di suo padre. Il re di Pilo chiese a suo figlio di accompagnare Telemaco a Sparta, dove regnavano Menelao e la sua regina. Arrivarono durante i festeggiamenti per il fidanzamento della principessa Ermione, figlia di Menelao ed Elena, con Neottolemo, figlio di Achille. I due giovani nobili furono ricevuti calorosamente dal re, anche se quest'ultimo non era a conoscenza della loro identità. Egli stava solo adempiendo ai suoi doveri di ospitalità dettati da Zeus. Ma Menelao notò sul volto del giovane i tratti del suo ex compagno di battaglia. Anche la regina, un tempo nota come Elena di Troia, riconobbe l'aspetto di Odisseo. Telemaco si presentò e le spiegò il motivo della sua visita. Menelao gli chiese di sedersi perché aveva una storia da raccontare. Menelao disse che la sua partenza da Troia era stata difficile, poiché i greci avevano fatto arrabbiare gli dei. Così come Ulisse si era perso in mare per molto tempo. Ma le navi raggiunsero le coste dell'Egitto, dove Menelao fu tormentato dall'angoscia, finché non attirò l'attenzione di una divinità del mare che ebbe pietà di lui. La Nereide Eidotea disse a Menelao ciò che avrebbe dovuto fare per tornare a casa. Doveva radunare i suoi uomini e tendere un'imboscata a Proteo, una divinità marina con poteri profetici. Dovevano catturarlo e rilasciarlo solo quando avesse promesso di rispondere alle loro domande. Seguendo gli ordini di Eidotea, Menelao trovò Proteo che contava le sue foche prima di fare un pisolino. Menelao e i suoi uomini saltarono sul dio e lo afferrarono, ma egli era forte e lottò per liberarsi dai suoi assalitori. Proteo aveva il potere della metamorfosi e lo usava per assumere le forme più diverse. Alla fine, visto che Menelao faceva di tutto per non farlo scappare, si arrese alla volontà del re spartano e promise di raccontare tutto quello che sapeva. Proteo disse a Menelao che, se voleva tornare a casa, avrebbe dovuto fare un sacrificio agli dei per placare la loro ira. Menelao chiese informazioni sulla sorte degli altri nobili greci che erano tornati da Troia. Gli fu raccontata la tragedia di Aiace. Ma la notizia della morte di suo fratello Agamennone gli spezzò il cuore e lo spartano scoppiò in lacrime. Il dio rivelò anche il destino del suo grande amico, il re di Itaca. Infine Menelao raccontò a Telemaco le informazioni che aveva. Odisseo aveva navigato a lungo senza meta nel mar Mediterraneo. Era rimasto bloccato per diversi anni sull'isola della ninfa Calipso, ma si trattava solo di una sosta provvisoria, perché era destinato a tornare a casa. Telemaco raccontò dei pretendenti che stavano dilapidando il patrimonio di suo padre e intendevano usurpare il suo trono. Menelao consigliò al principe di tornare a casa perché suo padre avrebbe avuto bisogno del suo aiuto. Insieme avrebbero dato una lezione ai pretendenti.